Mi chiamo Stefano Tarolucia e sono un dipendente di Iren Energia. Lavoro presso la sala telecontrollo di Rosone e ricopro la mansione di capoturno addetto all'esercizio delle centrali idroelettriche. Iren ha fatto una ricerca di personale a cui ho partecipato e sono stato appunto scelto per ricoprire questo ruolo. La cosa mi ha reso molto, molto felice, siccome era un sogno che coltivavo fin da bambino. Sono sempre stato, diciamo, impressionato da queste installazioni, da questi manufatti. Questa cosa mi ha sempre incuriosito e per me abitare in montagna, quindi dove lavoro, perché qui ci troviamo ai confini sud del Parco del Gran Paradiso, è una cosa molto importante. A me piace vivere la montagna, sono appassionato di sci alpinismo, di sci da discesa. Dalla sala telecontrollo di Rosone vengono gestiti tutti gli impianti idroelettrici di Iren Energia. Comprendono ben 9 invasi, 19 centrali e 31 gruppi di produzione, situati in provincia di Torino, in provincia di Reggio Emilia, in provincia di Avellino e in provincia di Salerno. La sala telecontrollo di Rosone è presidiata tutti i giorni dell'anno ed è composta da un capoturno e da un semiturnista. È molto importante in questo lavoro avere la figura di un collega come appoggio, perché ci si trova a dover affrontare delle situazioni improvvise e degli imprevisti, e quindi è molto importante avere un collega con cui raffrontarsi e con cui parlarne per vedere di risolvere il problema. Una cosa particolare del nostro lavoro è appunto quella di raccogliere dati un po' da tutte le parti, diciamo. Ci sono i nostri colleghi guardiani delle dighe che ci inviano i dati da 2000 metri, quindi questo fa trasparire un bel lavoro di squadra che è necessario per ottenere un adeguato esercizio. Una sera eravamo in turno, io e il collega, avevamo restate, la porta era aperta e a un certo punto ci siamo visti entrare una volpe che è entrata in sala a tenerci compagnia per passare il turno, ed è stata una cosa particolare. In 8 anni di lavoro nella sala telecontrollo ho imparato tantissime cose e sicuramente ce ne saranno molte altre da imparare, e non vedo l'ora di poterlo fare.